Warhammer 40.000 è un gioco di miniature che inizia dagli anni 80. Si propone praticamente di collezionare, costruire, dipingere delle armate interamente composte da questi modellini qui in scala 28 mm, e che poi si impiegano una volta costruite e dipinte su un campo di battaglia fittizio in cui due giocatori si sfidano per la vittoria di ogni missione. Essenzialmente si tratta di un universo fantascientifico ambientato nella nostra stessa realtà, ma 40.000 anni dopo, quindi da qui il termine Warhammer 40.000. In questo lontano futuro c'è solo oscurità e guerra. Il gioco si struttura in varie fasi, i giocatori si alternano in un turno dopo l'altro. Mediamente una partita può durare tra le 3-4 ore e poi ci spostiamo in un formato di gioco particolare, sempre interno a Warhammer 40.000, che si chiama Apocalisse, e quel tipo di missioni richiedono, quando va bene, una giornata. Quando invece c'è più tempo per strutturare la cosa, anche in diversi giorni si può arrivare a giocare una partita. Warhammer ha un certo appeal per chi è interessato appunto all'aspetto del hobby. Ogni miniatura è incredibilmente personalizzabile fino a che tu puoi creare un'armata completamente tua. È sicuramente molto affascinante, un futuro distopico in cui tutta la lotta dell'umanità è ridotta a una lotta per la sopravvivenza essenzialmente. La speranza nel progresso è completamente annullata e si combatte per la sopravvivenza. E poi anche appunto l'aspetto creativo che è costituito dal creare scenari e ambientazioni in cui ambientare queste battaglie nel lontano futuro.